Ad Andrea da Perugia. Andrea, vai, Andrea, dimmi. Eccomi, buonasera a tutti. Dimmi, dimmi. Cosa devo dirti? Se devo che mi avete chiamato. Ah no, ho chiamato io, giusto. Dimmi, dimmi, Andrea, dimmi. No, volevo dire sulla cacca che puzza. Sempre l'argomento principe. Sì, perché? Beh, diciamo che la putrefazione delle proteine animali, ma anche vegetali, ovviamente, visto che ristagnano l'intestino per molte ore, ovviamente non è che digeriamo la spiegami, carne. Spiegami, tu sei melariano? No, io sono tendenzialmente melariano, però soprattutto come frutta, Magron. Sei fruttariano sostanzialmente. Come Magron. Come Seracchini, però diciamo che non credo a tutte le cose che crede Seracchini, perché vabbè, ma lascia bene, adesso è molto fantasioso. Sì, vabbè, ma Seracchini, quello che abbiamo sentito ieri, per chi non lo sapesse, è un fruttariano che tende a diventare melariano. Per me sono follie allo stato puro, eh. Cioè tu sei pazzo come Seracchini, anche se non sei totalmente pazzo. Uno che vuole mandare vuole mangiare solamente frutta, ha il cervello che non funziona, te lo dico. Andrea, hai il cervello che non funziona, però va bene. Il tuo, a me piacciono i pazzi, ma a me, no? Come? Forse il tuo migliorerebbe con la frutta da provare, no? Come fai? Ma a non lo so, può darsi, ma io la mangio la frutta normalmente, ma non è che mangio. Ma il servizio delle Iene 2 anni fa? Dai, quel servizio in cui c'era quel ragazzo vegano che ha detto al padre malato di cancro: ah, prova a fare 2 mesi di zucchi, e il padre è guarito. Ah, perché tu pensi veramente che uno possa guarire dal cancro mangiando delle cose? No, non tolleriamo queste cose. Col cibo? Un episodio, ma possono esserci anche più di uno, no? Cioè, scusa, Andrea, tu credi alla chemioterapia oppure no? Ma diciamo che se dovesse capitare a me, io non... Non lo faresti? Non la eviterei, diciamo. Assolutamente. Cioè, vuoi assolutamente guarire dal cancro con che cosa, scusa? Con delle essenze, con degli oli, con l'alimentazione, con l'aria fritta, con che con cosa? L'alimentazione, no? Con l'alimentazione. Cioè, tu arriva un tumore e tu non fai la chemioterapia. I dottori ti dicono, guardi, che bisogna fare la chemioterapia. E tu dici, no, guardi, siccome io sono fruttariano, tendente melariano, vorrei guarire con del succo di aloe, per esempio. Non lo so, con che cosa? Ma guarda, io in realtà sono odontoiatra pure dall'albo, quindi non è che sono un sei odontoiatra. A proposito, i melariani, i denti sono migliori degli altri o no? I denti assolutamente, nessun dentista o almeno pochi sanno che i denti dell'essere umano non sono selenodonti o stricodonti, cioè a forma di sega o a forma di semiluna come erbivori e carnivori, ma sono bunodonti a forma di collina. Ovviamente tu prova. Dunque noi non potremmo mangiare la carne, secondo te? Come? Beh, la carne non siamo adatti a mangiare la carne. Sai cosa succede con rigor mortis? Non l'irrigidimento della carne. Potresti mangiarla, secondo te? Se non la frollatura? Ma non lo so, io la mangio. Ma che cazzo me ne frega? Quante volte l'hai mangiata in natura la carne per poter dire? Ma perché la dovrei mangiare in natura la carne cruda? Perché la devo carnivoro, scusa. Ma perché l'ho mangiata anche la carne? La costura la alteri o la peggiori. Prova a mangiarla come fanno gli animali in natura, non carnivori in natura, non è che hanno. Scusa, il sesso per un frutto, lasciamo perdere. Perché ti interessa sempre quello a te? No, ma adesso vado sul sesso, perché è interessante il sesso dei fruttariani. Cioè, Andrea è un fruttariano. Qualcuno mi segnala qui tramite alcuni messaggi. Io conosco questo Andrea, mi dicono che è italo-iraniano, è vero? Esatto. Italo-iraniano, ma non c'è niente di strano, italo-iraniano. I servizi segreti della Zanzara sono più efficienti dell'M16. Nato in Italia. Scusa, Andrea, però io voglio dire una cosa. Cosa significa essere per te fruttariano? Spiegami sul serio, come la tua dieta quotidiana, in cosa consiste? Allora, mangio mele durante la giornata perché non vado a interferire con una fase catabolica naturale del corpo. Una fase catabolica naturale? No, sì, esattamente. Sera mangio altra frutta. Ma secondo te, altra frutta. Ma anche per te, come per il signore di ieri sera, mangiare il riso, la pasta, uccidi dei semi, cioè delle vite umane. Scusate, qualcuno di noi in Italia è sensibile al tema degli animali? Sono pochissimi, figuriamoci. Ma pochissimi, sono in crescita, non ti preoccupare, sono in crescita. Cioè, giustamente. Ma lascia perdere su cosa sono sensibili. Tu pensi davvero che mangiando la pasta o il riso si uccidono delle vite? La prego. Ma no, dai. E allora perché non la mangi? Per motivi di salute? Di salute, ma certo. Cioè, ma mangiare la pasta fa male. Ma crea delle, diciamo, un rallentamento intestinale rispetto alla frutta e viene assorbita subito. Quindi perché devo rallentare il mio organismo? Bere il vino? Ma il vino, comunque preferisco sempre il succo d'uva. Voi avete visto succo. Che effetto fa l'alcol sul cervelletto? Che Cruciani, quando va a bere, ragioni ancora di meno. Sì, ma ho capito, ma che vuol dire? Ma quello io è 2 mesi che non bevo adesso. Ci volete togliere tutto? Voi ci volete togliere tutto? No, l'Islam! No, ognuno è libero voi di bere, siete un pericolo, ci volete togliere il vino, ci volete togliere la carne. Mica lo vuole imporre, ma Andrea. Ma è una mentalità pazzesca, ci volete togliere la pasta. Ma poi suggeriscono dalla regia.
Scusa, ma probabilmente non piace la figa alcalina, tra l'altro. Come la figa alcalina? Come la figa alcalina, scusa. Certo, la figa alcalina, no? Cioè, che vuol dire la figa alcalina? Ma certo, dai, si sa. Dottore, credo che debba venire a mangiare, dottore. La figa acida, no? Di chi mangia carne. Dottore. No, aspetta, questo è molto interessante, però aspetta. Dottore, le ho detto che è pronto Filippino, chiama Filippino, chiama Parenzo, signor Filippino, chiami Parenzo. Dottore, io mi sono flapposto perché ho capito che miserabile no. Fluttaliano provava a parlare. Mi riferivo a un vecchio vostro intervistato che prendeva in giro Cruciani e diceva della discorsa figa. No, ma non ho capito, ma dottore, Andrea, non c'è. Aspetta, lascia perdere. Andrea, io voglio capire una cosa, cioè, che cosa significa questa cosa delle fighe alcaline? Cioè, la figa delle donne fruttariane ha un odore migliore? Ma è sempre lo stesso discorso della cacca, tutto migliora nel corpo, se non mettiamo cose, cioè, che vanno, aspetta, tu hai provato le due cose, no? Tal di tonno plonta. Hai provato le due cose iraniane e vi posso confermare questo. Cioè? Diciamo la verità, tu che mangiano bene, hanno una figa molto più alcalina, molto più gustosa. Tal plonta, già fatta plonta con il secchino. Per cortesia, collele subito, mangiale. Però scusa, Andrea, siete forti, ragazzi. Tu hai leccato un sacco di fighe. Tal plonta, sì. Ho detto. Occhio, io sta zitta allora. Chi è quel cinese che parla? Ma fallo stare zitto. È il maggiordomo di Parenzo. Rompe il cazzo ogni volta che si parla di sesso. Ma vedi che effetto fa la carne al cervello? Ma lo vedi? Quello è vero, però. Questo su questo non ti do primavera pronto. E suggerisco a miserabile di prendere l'involtino primavera e metterselo dove non batte il sole. Questo suggerisce, no, dottore. Faccio entrare cose nel mio corpo solo da sopra, non da sotto. Però scusami, al contrario di Parenzo. Andrea, voglio capire una cosa. Allora, tu sei un gran leccatore di figa, mi pare di dottore, capire. Dottore, per cortesia, sì. Dottore, sacale tutto, dottore. Fermatelo per cortesia. Adesso lo fermo. Allora, sei un gran leccatore di figa, sì o no? Sì, benissimo. Allora, hai provato, diciamo, sei esperto di cunnilingus. Cioè, abbiamo qui un Parenzo, cerchiamo di spiegare bene la situazione. Abbiamo un fruttariano. Dottore, Palenzo non c'è. D'accordo, va bene. Salmone, allora, o la plonta, allora, prima tal tal tonno. Si taccia tal, un attimo. Tal, salmone. Allora, qui abbiamo un fruttariano tendente melariano, giusto, Andrea? Tendente melariano. Italo-iraniano. Dunque, abbiamo una serie di cose tutte insieme. Fruttariano, maiale, vegano. Bene, fruttariano, maiale, vegano. Allora, ripeto, fruttariano, tendente melariano. Sì, ripetilo la settima volta, dai. No, perché Parenzo mi rompe i coglioni. Il filippino di Parenzo mi rompe i coglioni. Italo-iraniano, grande leccatore. Zitto, filippino, abbiamo capito. Grande leccatore di figa. Ecco, va bene, benissimo. Così. Allora, avendo provato le due cose, cioè avendo leccato fighe sia di donne che mangiano carne, sia di donne che non lo mangiano, quali sono le differenze? Fammi capire le differenze, allora, nel leccaggio della figa. I dentisti italiani consigliano le fighe alcaline, e soprattutto, ovviamente, come. Già, perché pure dentista, più, anche l'alito può stare più, ma è chiaro, se mangi tossine, se fumi sigarette, se mangi carne, l'alito fa schifo, cioè avrai. Ma chi te l'ha detto? Lascia perdere le sigarette ma sono una cosa, la carne è un'altra, cosa, ma le sigarette, no? Non è come la carne, dai, su, come fai a dire una cazzata del genere? Oddio, l'OMS due anni fa ha detto che ma la carne, quella è un'altra grossa storia, ma non è che l'alito nei reparti dove fanno oncologia, io conosco dei vegani che hanno una fiatella, oncologia danno la carne nonostante è cancerosa, quindi sono dei geni, no? Ma che vuol dire? Nei reparti di oncologia danno la carne? Tu vorresti eliminare la carne dai reparti di oncologia? No, ma scherzi? Ma questo è scusa, matto, ragazzi. Ma scusa, Davide, intervieni però. Filippino, dagli il telefono di nuovo. Mi sta scrivendo una famosa autrice televisiva di cui non posso rivelare il nome, che dice che la tartara di salmone comunque può ricordare. Vabbè. Comunque. Magamente la figa, sì, d'accordo. Dottore, allora, Andrea, leccando le due cose, tu noti un profumo, diciamo, diverso, non noti, diciamo, cattivi odori in fighe, diciamo, vegane, fruttariane, o no? Scusa, ma è interessante questa cosa, è interessante da parte di persone che frequentano quell'ambiente. Sì, Parenzo, è ora che smetti di frequentare donne che mangiano carne. Però scusami, tu, Andrea, la cacca è veramente a pallini per i fruttariani? Cioè, esce fuori con delle palline, delle noci? La cacca a pallettini, ma non lo so, ma Tito Ceracchini è lui l'esperto, io non mi occupo di cacca ma di figa. Sì, ma possiamo riprendere un attimo le fila di questa dotta conversazione e dirvi ad esempio che Beppe Grillo oggi è intervenuto sulla legge elettorale. E cosa, no? Ha detto? E cosa ha detto una cosa interessante. Ma dice, la legge elettorale dei fruttariani qual è, Andrea? La legge elettorale dei fruttariani, cioè i fruttariani, chi votano i fruttariani italiani? I 5 Stelle probabilmente, i 5 Stelle, diciamo la verità. I 5 Stelle, ma comunque non è che ci abbiamo tanta. Allora ragazzi, i fruttariani, esatto, ma non mi pare che nessuno ha votato Monti, Letta, Renzi, cioè comunque. Quello è vero, però quasi più una
dittatura che una democrazia. Beh, adesso, però, i fruttariani sono grillini, secondo me. Sono grillini, infatti, sono grillini. Allora, la realtà è questa: abbiamo parlato, grazie Andrea, con un fruttariano. Fruttariani, che io inviterei un'altra volta anche. Fruttariano, tendente melaniano, grande leccatore di figa, italo-iraniano, dentista che sostiene che leccare una figa di una vegana barra fruttariana melaniana. Ho capito, ma quello è il punto. È una cosa straordinaria. Punto, ci conferma che la cacca puzza di meno, giusto, Andrea? Che meraviglia, quante notizie! Me l'ha detto Parenzo. Ma quante notizie abbiamo raccolto? Ma la cacca oggi, puzza meno o no? È una conferma, voglio avere dopo l'intervento ma ieri sera. Ma perché è ovvio? Non è detto. Ragazzi. Ma tu l'hai provato per dirlo che non funziona, no, te lo dico io come tanti altri fruttariani, ma non è che non puzza, profuma o la mangio, ma ovviamente semplicemente puzza di meno, no? Perché non ci stanno proteine e putrefazione dovute ai prodotti animali, ma è chiaro. Comunque, segnalo a questo fruttariano impegnato in altri fronti, diciamo, interessato ad altre cose. Ma devo staccarmi dal discorso di Rina, no? Tra una leccata e l'altra, diciamo, c'è il napoletano che invece si scaglia contro il voto anticipato, e questa è veramente una notizia. Napolitano, che non mi stupisce, contro le elezioni anticipate. Sì, ma soprattutto contro l'intesa a 4 che ma definisce. Ma quelle sono cazzi nostri. È contro il Parlamento? Contro il Parlamento, no, napolitano? Sei il Parlamento? Il fatto che i quattro partiti principali siano messi d'accordo per far ma fuori chi la deve altri. Fare sta legge elettorale? Il presidente non si può, è emerito ma della non si può Repubblica. Fare col 100% di consenso la legge elettorale. Invece andrebbe fatta ma non è vero, non si può fare. Ma no, non si può fare. Tutti. Ma che cazzo c'è? Giustamente il l'ex presidente emerito della Repubblica dice l'intesa a 4 è fatta per convenienza partitica. Ma no. Ma che cosa strana? Perché per quale motivo sono fatte le leggi elettorali? Ma non è una cosa normale. Ma no. Sì, ma non siamo i buoni. Chi allora, vince però, fa la legge elettorale? Ma sarà più interessante Andrea da Perugia? A parte che sono quattro diversi. Sarà più interessante il fruttariano melariano che la cacca non puzza che lecca le fighe iraniane piuttosto di napolitana della legge elettorale? Io voglio napolitano. Ma non me ne frega niente, voglio sentire da Andrea da Perugia, che è un grande leccatore di figa, come sono le femmine, le donne iraniane? Come sono le femmine iraniane, Andrea? Beh, le femmine iraniane sono tra le più belle del pianeta. Ma sono porche? Iraniane? Ma dai, non mi far dire queste cose. Ma come no? Altrimenti che cazzo è termina? Non è che finora lei ha detto delle cose tanto più eleganti. Le femmine iraniane che hai conosciuto? Sono porche perché lì... in Iran non fanno... avere tutta quella libertà, in Italia si divertono. D'accordo, in Italia va bene, ma in Iran sei mandato? Sì. Hai scopato in Iran? È un po' più difficile, no? È difficile perché ti tagliano l'uccello lì se te beccano qualcuno. Subito misure drastiche. Amico mio. Però ci sono anche testimonianze discordanti. Grazie Andrea, grazie. Ciao. Grazie mille. Ciao, saluto la lobby gay che preferisce i cazzi fruttariani, come il nostro Parenzo. Come? Ciao. Non ho capito, la lobby gay preferisce non solo della lobby gay. Ma che vuol dire? Perché la lobby gay preferisce i cazzi fruttariani? Perché non sono gay. Perché la lobby gay preferisce i cazzi fruttariani? È una diffamazione. Ma non è gay perché... Ciao, ciao, bello, ciao, ciao, certo, ciao, 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 ciao.